chiamerei qui Carraro, Mariano Carraro, spero che non Piero Pedrotto, e chiamerei anche Maria Napoli. Lui non se lo aspetta, ma comunque mi dispiace per lui. Allora, è da parecchio tempo che stiamo organizzando questo convegno come Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Ho chiamato chiaramente l'ingegner Napoli perché è il presidente che mi ha preceduto alla federazione e al quale va sostanzialmente il merito di aver promosso questo convegno. E non solo lui, anche tutti i consigli, eccetera, e soprattutto il gruppo di lavoro che poi è stato coordinato dall'ingegner Bove e sarà l'ingegner Bove eventualmente a ringraziare i suoi soldati. E io, visto che ci sono tante cose da dire, dovrebbero arrivare adesso anche il sindaco Brugnaro, ringraziamo tutti i presenti, ma soprattutto tutti i relatori che sono molto qualificati e che sicuramente avevano anche molti altri impegni, e la prova che siano presenti vuol dire che il tema probabilmente è importante oppure l'hanno trovato interessante. E passerei la parola all'ingegnere Mariano Carraro, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Ringrazio Pasqualino Boschetto, il nostro presidente della Federazione Regionale degli Ordini, che ha ereditato questo convegno che era partito nell'organizzazione e nel gruppo di lavoro del quale anch'io ho fatto parte in alcune occasioni, sempre in ambito Federazione Regionale degli Ordini qualche anno fa. Chiaramente il tema è. Il tema è sicuramente di grande rilievo, di grande interesse ed è testimoniato dalla presenza anche delle autorità comunali, sindaco e regionali, presidente Focolini. E anche dai relatori e da tutti voi che oggi avete voluto partecipare. Come presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, quindi vi do il benvenuto e vi auguro di trovare qualche risposta ai temi che interessano Porto Marghera, che è un'area di grande rilievo. Per la città di Venezia, per il Veneto, per il nord-est e probabilmente anche per il nord Italia. Porto Marghera e la sua area industriale che è festeggiato un paio di anni fa il centenario della nascita, perché insomma, è sorta e nata nel 1917, e ha determinato una serie di trasformazioni territoriali, sociali, nel nostro territorio, in positivo e anche purtroppo in negativo. Per chi lavora in quest'area sa quali problemi di inquinamento ci sono stati, se sono determinati e quali difficoltà si riscontrano per poter lavorare tutt'oggi. Però Porto Marghera e Marghera costituisce senz'altro oggi una grande opportunità per la città di Venezia e per il Veneto stesso, e quindi sono assolutamente positivi tutti questi incontri, seminari che si fanno per individuare delle soluzioni che possano avere effetti positivi appunto per i nostri territori. Una quindicina di giorni fa, in ambito Collegio degli Ingegneri di Venezia, nell'ambito di alcuni premi per tesi di laurea che
sono stati dati appunto dai colleghi in collaborazione con l'Ordine. Uno dei temi, abbiamo dato due premi e una menzione speciale, uno dei temi era proprio una tesi di laurea che riguarda il progetto per un terminal marittimo a Porto Marghera. Relatore era il professor Michelangelo Savino dell'Università di Padova e laureato è l'ingegner Dario Fantinato. Qui dentro sono contenuti una serie di analisi che fotografano la situazione attuale, una delle molte analisi, e naturalmente nelle tesi di laurea bisogna anche un po' sognare, insomma, così sono stati portati delle ipotesi progettuali sicuramente di interesse e che sono quelle che sono in campo in questi anni. Lo cito perché effettivamente è la testimonianza dell'interesse che si suscita a livello anche universitario per il tema di Porto Marghera. Chiudo qui passo la parola a Gian Pietro Nappo. Grazie. Buongiorno a tutti, non me l'aspettavo di essere appunto coinvolto nei saluti, comunque lo faccio più che volentieri. Io sono praticamente il past president della federazione e ho lasciato l'eredità al mio collega Pasqualino Boschetto. Diciamo che l'intenzione di fare questo seminario ha avuto dei tempi di gestione e di maturazione abbastanza lunghi, vista la problematica, insomma, ecco, nel senso che siamo partiti un anno e mezzo, quasi due anni fa, abbiamo costituito questo gruppo di lavoro coordinato dal collega Bove, che mi pare là in fondo, che dopo terrà proprio la relazione, diciamo, specifica, perché ritenevo anche che questo fosse uno dei capisaldi per il rilancio, diciamo, della zona di Porto Marghera, però anche con tutte le problematiche che ha, tutte le difficoltà di dare una prospettiva a questo luogo, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, ci abbiamo messo del tempo e abbiamo messo parecchio impegno e parecchio lavoro. Spero che i risultati siano in qualche maniera apprezzati. Abbiamo una platea molto qualificata, specie tra gli ospiti e i relatori, per cui io non faccio altro che ringraziarvi tutti per la vostra presenza e augurare un buon lavoro. Grazie. Parlare di Marghera è sempre difficile perché è una ragione di Stato del 17, c'era per colpo nel 17. Io voglio dirvi solo tre cose. Voglio parlare in brevissimamente della città, delle competenze del poeta. Oggi parlare di Marghera e parlare della città contemporanea è parlare di una città non più, sì, c'è la città industriale, ma siamo in un periodo post-industriale. Dopo il 96 cambiò una cosa fondamentale, la società del Porto Marghera si ritirò. Società di gestione industriale che rispondeva al ministero direttamente dell'industria. E le cose cominciano a cambiare. L'iberizzazione dell'industria con il commercio, con il mercantile, quel porto commerciale che ricordo era a Marittima, si scaricavano i ferri, si scaricavano le granaglie, è stato demolito il mulino di Marittima, era lì, a due passi dalle case, fino al 96, sono 25 anni. La società industriale cambia la società col prossimo ciclo infattivo, questo è durato 70 anni perché abbiamo avuto degli elementi che l'hanno portato lungo, la globalizzazione, l'Europa, nuovi strumenti di carattere finanziario a livello globale, che hanno portato lungo un ciclo, le distruzioni a partire del prossimo ciclo faranno parte dell'inflazione, quando riparte l'inflazione diverso per una ibridazione piuttosto consistente tra
il produttivo e il riproduttivo, la dico così. Ma sostanzialmente le aree industriali si mescolano come in un bello medioevo quasi, si tornano a mescolare con le aree produttive e le aree residenziali. E questo è il primo punto che volevo segnalare in questo saluto per il meritato Presidente del Centro Regionale di Studi Urbanistici, Paolo, grazie ai miei colleghi. Il secondo punto è quello delle competenze. Se è colpa mia, se è colpa tua, se è colpa di anche Papa Ubao, chi è che ha le competenze reali, ma non solo sulle acque, non solo parlando di Marghera è stato un tema, oggi si stanno segnando importanti accordi, ma le competenze nel fare un restauro, ti ritrovi a un certo punto che il terreno su cui hai edificato e che è stato valutato positivamente dal piano regolatore, tu sei in regola con tutto, vedi chioccia, è un terreno demaniale. Ne succedono di tutti i colori in questo paese con le competenze, bisogna mettere un punto fermo sulle competenze a un certo punto, perché le competenze sono molto problematiche. Spero che in questo convegno escano anche elementi utili in questo senso. Non voglio dire di più le competenze, perché sono persone molto più titolate di me a parlare. Ci sarebbe un'altra cosa, non so, che c'è un importante intervento in questo convegno che parlerà delle valenze di Porto Marghera e delle specificità e delle... Quando usciremo a rimirare le stelle, dopo il lungo processo di deflazione, io credo che del poeta il film sarà nuovamente la meraviglia. È marino, questo non è Dante. Il poeta il film, del poeta il film sarà la meraviglia perché il progettare è un gettarsi in avanti, deve essere illazione. Se non c'è una quantità di illazione nel progettare sufficiente a supportare i progetti che realmente si realizzano, la società diventa debole in questo. E nel momento inflattivo non hai modelli, non hai modelli urbanistici, non hai modelli architettonici, non hai stili, non hai nemmeno modelli economici per affrontare quel momento drammatico che è la ripartenza. Queste sono le tre cose che in questo breve saluto volevo dirvi e spero che si sviluppino in questo importante convegno, una cosa che fa per me la prossima ragione.